Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo le patate ripiene tartufate. Per questa ricetta occorrono per ogni 15 g di tartufo 200 g di formaggio molle, in questo caso noi utilizzeremo lo stracchino, 5 uova, 200 g di besciamella, un po' di pepe, un po' di sale e 5 patate, che devono essere più o meno della stessa grandezza e se possibile anche un po' schiacciate. Avremo bisogno anche di 50-60 g di burro e anche un po' di latte per fare il purè con le patate una volta che le avremo scavate. Se preferite, invece di fare le patate ripiene con il tartufo, potete preparare dei cestini utilizzando il parmigiano reggiano. Proseguiremo in questo modo. Fate cuocere le patate a vapore. Spazzolate delicatamente il tartufo in modo da togliere eventuali rimanenze di terriccio. Quando le patate saranno cotte, lasciatele intiepidire e dopo tagliate delicatamente, senza farle rompere, la calotta. In questo modo. Se si riesce, lasciate attaccata, altrimenti staccate del tutto. Dopo aver tagliato la calotta, scavate delicatamente la polpa della patata, cercando di non farla rompere. Mettete tutta la polpa in uno schiacciapatate e passate subito, quando è ancora calda. Quando avrete preparato anche il purè, cominciate ad assemblare tutti gli ingredienti. Mettete un po' di purè in una scodella, in un piatto, in una ciotola. Aggiungete lo stracchino e cominciate a mescolare. Aggiungete anche la besciamella. Continuate a mescolare finché gli ingredienti non saranno tutti ben amalgamati. Aggiungete, se è necessario, un pizzico di sale, un pizzico di pepe macinato al momento e grattugiate metà del tartufo. Una volta che avrete grattugiato metà del tartufo bianco, mescolatelo agli ingredienti. Riempite con il ripieno preparato le patate. Se preferite evitare di mettere l'uovo, chiudete la patata con il suo coperchio, passatela in forno un paio di minuti, tanto per scaldare bene. Dopo aprite e mettete le fettine di tartufo sopra. Se invece volete aggiungere l'uovo, lasciatele scoperte. Portate a bollore un po' di acqua in una pentola o un pentolino, secondo le necessità. Aggiungete un goccio di aceto bianco, un pizzico di sale. Quando l'acqua comincia a sobbollire, create un vortice. E calate in mezzo al vortice l'uovo, che avrete sicuramente già aperto per vedere se è buono, naturalmente. Tirate su un po' il fuoco, che riprenda il bollore, e lasciate cuocere per 1 minuto e mezzo a 2 minuti secondo i gusti. Quando sarà trascorso il tempo, tiratelo fuori e lasciatelo intiepidire. In una padella calda unta di burro, mettete il formaggio grattugiato, parmigiano. In modo da avere una bella cialdina. Fate rosolare. Quando sarà rosolata, staccatela dal bordo e rovesciatela su un bicchiere o una ciotola.
Riempite la cialdina con il ripieno al tartufo. Prima di servire, aggiungete l'uovo ancora tiepido sulla patata e grattugiate piano piano, delicatamente, il tartufo, sia sull'uovo che sul cestino pieno. E sulla patata con il suo coperchietto. Servite quando sono ancora calde. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile e Felice. Arrivederci alla prossima ricetta.